State osservando le stupende immagini di riserva naturale Bosco di Don Venanzio, a Pollutri, nel Chietino, a pochi passi dalla costa adriatica, dove domenica 30 ottobre si è svolta la prima prova del Master UISP 2011 di ciclocross. Clima temperato, tipico mediterraneo. Numerosi gli sportivi presenti che hanno approfittato dell'evento per ammirare lo stupendo paesaggio circostante dominato da vigneti e uliveti e per visitare il museo storico allestito all'interno dell'omonima Villa Don Venanzio. Nutrito il numero degli atleti partecipanti, provenienti anche dal Lazio e dalle Marche, che hanno dato vita ad una entusiasmante gara su un percorso sì bellissimo dal punto di vista ambientale, ma tecnicamente molto impegnativo e perfettamente idoneo per un ciclocross di alto livello. Presente la campionessa italiana della specialità Monica Mancini, mentre nonostante avesse annunciato con entusiasmo la propria partecipazione, ha disertato l'appuntamento la campionessa abruzzese Paola Piattelli. Speriamo di poterla ammirare nelle prossime gare. Thank you.
La gara è stata vinta in assoluto da Fabio Marino, che vedete in questa immagine mentre taglia il traguardo, prima naturalmente anche della propria categoria A1. Gli altri vincitori di categoria: Scipioni Domenico per la categoria A2, Enzo Giardino di Rollo per la categoria A3, Armando Mattaglioni per la categoria A4, Pio Tullio per la categoria A5, Mario Matriciani per la categoria 6, Monica Mancini per la categoria donne, Daniele Stavinieri per la categoria giovani. Al termine della manifestazione, come consueto in queste manifestazioni, è stato offerto a tutti i partecipanti un lauto rinfresco a base di prodotti locali, pane, olio, prosciutto, salsicce e vino, e premi per tutti sempre a base di prodotti locali. Vedete nelle immagini le fasi conclusive della premiazione delle manifestazioni. Ha visto, come detto, premiati tutti i partecipanti. Thank you.
Il prossimo appuntamento è per domenica 6 novembre a Moscuso, in provincia di Pescara, dove sicuramente gli atleti, oltre che gareggiare, potranno assaggiare vino e olio novelli della zona, particolarmente rinominati.